La cattura da parte degli uomini della squadra mobile di Napoli di Antonio Di Martino a Gragnano segna una svolta nella lotta ai clan che sui Monti Lattari si scontrano per il controllo delle estorsioni del mercato della marijuana lì prodotta. Con il suo arresto la lista dei super latitanti si accorcia. Per il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, tre i soggetti di profilo criminale rilevante sempre nel mirino. Tutti ricercati a livello internazionale. Il primo è Junzo Okudaira, armata rossa giapponese, condannato per la strage di Napoli, circolo militare americano di Calata San Marco, 14 aprile 1988. Una vendetta dell'internazionale del terrore per i bombardamenti USA su Tripoli, stesso giorno, due anni prima, 1986. La strage a Napoli, nel centro di Napoli, a via Calata San Marco, nella quale morivano cinque uomini, cinque persone. Una donna e 14 persone rimasero ferite. È una strage per la quale vi è una condanna definitiva, e non è una circostanza questa, come dire, consueta nella drammatica esperienza del nostro paese. L'armata è ormai sciolta, i fondatori morti o detenuti in Giappone. Okudaira potrebbe essere stato protetto da Gheddafi finché Ras era vivo, poi possibile passaggio in Siria o come altri terroristi dell'armata rossa giapponese in Nord Corea, non esclusa la sua morte. Il secondo superlatitante è Renato Cinque Granella, feroce killer della Camorra anni 80 e complice dei terroristi che uccisero il commissario Ammaturo. Infine quello attualmente più pericoloso, Raffaele Imperiale, il broker della droga per conto di più clan, sarebbe a Dubai, scarsa la collaborazione degli investigatori degli Emirati.